so hard to fly. Now I know the destiny's a lie. Holy no la door in my mind. You won't change. Ciao Marco, come stai? Ma come sto? Non lo so, adesso qualcuno si è messo a fresare del metallo fuori dalle finestre, non so perché. Comunque, come sto? La prossima domanda? No, ma innanzitutto sei sempre a Padova, so che abiti a Padova, non sei nella tua Toscana. Non sono nella mia Toscana, sono a Padova e sono... Io ho superato la quarantena vera. Sono ormai, credo di essere intorno ai 47-48-49 giorni, non lo so, di completa clausura e solitudine. Ok, non posso chiederti come va perché mi hai già risposto, quindi te non sei uno di quelli che dicono che bella la quarantena, quanto sono felice, trovo me stesso, mi dedico a me stesso. Sì, i primi 15 giorni anche sì, insomma è abbastanza, è così. Poi niente, io comunque dopo un pochino comincio a scapocciare, come si dice, perché questo è un termine che viene molto utilizzato in questo momento della quarantena, scapocciare, sì. Ovvero cercare spigoli giusti all'interno della propria abitazione dove scaraventare la fronte ripetutamente, perché hai finito di leggere quello che potevi leggere, hai finito di guardare quello che potevi guardare, hai suonato tutte le canzoni che potevi suonare, perciò ti ritrovi, nonostante questo, io comunque continuo ad avere una capacità nel mantenermi in forma molto, molto convincente e serrata, che comunque varia tra dello yoga da letto con degli esercizi addominali sul divano, e poi per mantenere bene il fiato mi faccio delle belle corse serrate da casa al tabaccaio. Quindi questo perfetto. È anche arrivata la smentita che fumare in teoria rendeva immuni dal Covid. Sono stati capaci di partorire anche questa bischerata, si direbbe, alla Toscana, però oggi è stata smentita, quindi non hai neanche la scusa di proteggerti. Allora tra poco smentiranno anche quella del vino rosso. Ma quella mi sa purtroppo già da tempo, insomma. Quindi devo smettere anche col vino rosso? Va bene. D'accordo, però non è giusto, trovo che non sia giusto, però va bene così. Senti, ma te che sei un musicista, in questi giorni ti abbiamo visto un po' suonare ogni tanto, anche per noi che siamo tutti a casa, non ti aiuta un po' la musica in questi giorni? Non stai componendo poi il disco nuovo, chissà, c'è ma, chi guarda, lo sta facendo. C'è stato questo momento in cui stavo suonando una canzone, convinto anche tra l'altro di aver trovato un girettino con la chitarra interessante. Poi a un certo punto sono stato bloccato dal fatto che mi ricordasse qualcos'altro. Ho detto, cacchiarola, è una canzone che già esiste, maremma. Poi comincio a sentire arrivare nel mio cervello il ricordo di una melodia. Dopo 20 minuti mi sono ricordato che era una canzone mia. Succedeva anche a Petrarca, si autocitava continuamente, quindi succede. Ma guarda, io Petrarca lo lascio perdere, lo lascio lì, che sta meglio lui dove sta che noi dove stiamo in questo momento. Comunque sia, e poi alla fine era una canzone in italiano, quindi... Credo, ho cominciato poi a riprendere un po' la mano sull'italiano e sono uscite fuori qualche canzone in inglese e qualche canzone in italiano. Quindi siamo rimasti comunque produttivi. Però, non lo so, io ho bisogno, necessità fisiologica di andare a suonare. Non ne posso più. Ti capisco. Perché vedi, fra l'altro in questi giorni si parla tanto, cioè le persone si lamentano, dicono chissà quando potrò andare a vedere un concerto, ma chi suona, cioè anche chi suona ha un disagio, cioè dall'altra parte, non solo economico, anche psicologico, c'è bisogno di stare sul palco, insomma da quello che mi dici anche te.
No, ma assolutamente, cioè, io continuo sempre a ripetere, chi va a suonare per il proprio pubblico fa bene a stare a casa, cioè fondamentalmente, cioè, chi va a suonare deve avere un'esigenza fisica di andare a suonare, perché non può farlo, non può farne a meno, capito? Che ci sia una persona, ce ne siano 100.000, non cambia assolutamente niente, tu hai bisogno di suonare, punto, e di avere quell'emozione di non poter sbagliare. Non suonare sul divanino a casa, cioè è proprio una questione di fare un concerto, ma non per esporsi, per una questione di egocentrismo, proprio perché tu non puoi farne a meno. Ma sì, quindi, cioè, ma è come... Poi per me è un discorso di nicchia, cioè si sta parlando di concerti che possono variare dalle 50 alle 200 persone, capito? Ma se tu pensi Tutto il macchinario che c'è dietro a un concerto, a un festival e a quante persone dà da lavorare, ritrovarsi con il vuoto lavorativo per una persona che lavora sul palco, sugli allestimenti dei palchi, come fonico, come rodi, come tecnico, come quello che vuoi, che sanno che da quel mese a quel mese hanno quei tre festival stagionali, insomma, ritrovarsi a dire: cacchiarola, a me quest'anno salta tutta quanta la stagione di lavoro e magari quel denaro che poi mi sarebbe servito per i prossimi 2-3 mesi. Forse anche per tutto l'anno. Anche per tutto l'anno. Cioè, nel senso, io ti auguro di guadagnare così tanto, ma non credo che guadagnino così tanto. Però, gli addetti ai lavori, sto dicendo. Sì. Comunque sia. Se ne sta parlando tanto in questi giorni, se ne sta parlando tanto di come risolvere questa situazione, perché di certo i concerti ora non li possiamo fare, non li potremo fare, quindi non lo so. Non possiamo fare i festival e non possiamo fare i concerti grandi. Concerti dove si può risolvere, si può contenere il pubblico. Si possono fare, sono piccoli concerti, si possono fare. Probabilmente potrebbe essere interessante che anche per persone che sono abituate a fare concerti per tante persone, magari ne facessero molti di più per poche persone. Questa è un'idea che ci stai lanciando, tra l'altro. Purtroppo invece che fare un concerto per 10.000 persone, ne fai 150 per 100. Bisogna vedere chi è disposto a farlo, però non so se i Rolling Stones lo farebbero, insomma, forse Tiziano Ferro sì, chi lo sa, insomma, bisogna vedere anche. Poi adesso visto ora si sta nel nord Europa, si stanno adoperando con i drive-in concert. Hai visto quest'idea che è uscita in questi ultimi giorni, che, insomma, c'è chi si è arrabbiato, chi ha detto ma proviamo, chi lo sa, come si dice a casa mia, meglio di un cazzotto nei denti. Sì, un mio amico diceva stage diving con la costanazione amichevole poi dopo, però. Assolutamente sì, oppure si creano dei copri cofani con dei piumini, in modo tale che ci si possa lanciare sulle macchine senza danneggiarle, senza spaccarsi le costole. A me hanno detto: scusa, ma tu come ti ritroveresti a interagire, a relazionarti con delle lamiere di automobili? Ho detto: guarda, a me mi basta suonare, poi se sono davanti una lamiera d'automobile o il parabrezza di qualcuno si starà a vedere, io riesco sicuramente ad adattarmi, però mi piaceva l'idea della spanalata e della clacsonata per applaudire, insomma, quella poteva essere interessante. Noi artisti supereroi che ritirano sull'animo delle persone volentieri, ma non ci danno i mezzi, siamo come gli incredibili che quando facevano le loro azioni spaccavano tutta la città e allora venivano messi da parte, questi supereroi sono dannosi. Io voglio tornare ad essere supereroe volentieri, voglio tornare a far sorridere le persone, a intrattenerle, ma soprattutto voglio andare a suonare perché io ho bisogno di andare a suonare, punto e basta. Voglio ridirlo, sembra un po' ridondante, ma la questione è questa, perché è difficile da comprendere, è come uno che ha voglia di andare in palestra, capito? È la stessa cosa, certo. Sai?
quelli fissati con la palestra in questo momento stanno morendo, che non possono andare all'attrezzo. Questa è la stessa cosa, è la stessa cosa identica.